Mentre dilaga la cooking mania tra food blogger, masterchef e quant'altro, Piano TV ha il piacere di essere presente qui oggi al ristorante pizzeria La Collina a Palmi in occasione del corso a lezione con uno chef organizzata dall'associazione Cuochi Professionali Calabresi. E abbiamo qui con noi il presidente Giuseppe Sgro. Buonasera. Grazie. Come già lei ha annunciato, siamo presso la collina, abbiamo desiderato da anni, insieme al titolare Franco Matina, di fare questo corso di cucina con tematiche specifiche. Cioè, la prima giornata è stata fatta dallo chef Enzo Cannatà e la seconda pure, con tema del Mediterraneo e del territorio, cioè agnello, carne, pesce, tutto insieme di quello del territorio. E le nostre tradizioni. Le nostre tradizioni. La seconda giornata era basata solo sullo stocco, totalmente sullo stocco, si può dire è stata fatta in tutte le salse, compreso il dolce, per non avere. La terza giornata siamo proprio oggi col pesce azzurro, che è preparata da un maestro del pesce azzurro, che è di Bagnara, Rocco Ianni. E lunedì prossimo, il 25, sarà sui dolci del territorio, pasticceria in genere, preparata da Paolo Caridi da Reggio Calabria. Un corso che ha riscosso enorme successo, come vediamo dietro le nostre spalle. Beh, certo, nemmeno noi aspettavamo tante, sapevamo benissimo di completare un corso con 20-24 corsi, chiamiamoli sì corsiste, ma dire corsiste è poco. E siamo arrivati a 30 e ci siamo dovuti fermare, perché la cucina è una gran bella cucina, il ristorante, però non, la capienza era quella. Diciamo che abbiamo altre 18 richieste ferme in attesa per un nuovo corso, che per adesso non è possibile farlo, ma speriamo in futuro di sì. E sono persone che amano la cucina e sanno cucinare, ma volevano non migliorare la loro, ma capire che con gli stessi prodotti che hanno dentro il frigorifero acquistati per quella ricetta, gli chef che abbiamo portato qui hanno potuto spiegare di poterne fare 10 senza fare altre spese, presentarli in un modo elegante, in un modo da ristorazione, quasi piatti da concorso. Mi creda, se una volta che lei vedrà i piatti della insala già esposti, sono piatti che fanno, sicuramente nei concorsi farebbero la loro bella figura. Diciamo anche che la giornata del corso inizia alle 15, se non erro, e dalle 15 fino alle 19. 19:30, finché non riusciamo a mandarle via, diciamo, che sono, pur essendo impegnate con famiglia, figli, piccole, una volta che sono qui rimangono immersi in questo, completamente immersi delle preparazioni e di quello che possono fare. E con loro richieste vanno a rifare decine e decine di ricette non programmate nelle dispensine che noi diamo tematiche giorno per settimana per settimana. Sono molti i falsi miti che si stanno sfatando, per esempio il fatto che il formaggio non si sposi bene con il pesce, per esempio. Io sono qui da un'oretta, di ricette ne ho viste tantissime. L'ha detto lei stesso, sono falsi questi, perché effettivamente ci sono dei piatti che il formaggio ci vuole. È questione di gusti, paragone la stessa cosa per il vino bianco, il vino rosso o il vino rosato. Ci sono, è questione di gusto e i vini rossi con i formaggi vanno benissimo sul pesce. Purtroppo le tradizioni parlano di quelle e nessuno vuole sfatarle, però io dico che i sapori sono quelli che uno gradisce e che preferisce farli. Noi abbiamo i sapori di tradizione delle nostre nonne che stiamo cercando di riprenderli perché si stanno perdendo. Questi, come tantissime altre tipologie di corsi di conservazione, di prodotti tipici, i famosi rosoli, si stanno perdendo. Io personalmente sto cercando come associazione di rivalutarli, ma non qua, in tutta la Calabria, in tutta la Sicilia, in tutti i posti che andiamo. Quali saranno i prossimi corsi organizzati dall'associazione? I prossimi corsi saranno sicuramente ancora qualcuno di questi in zona, forse ne faremo uno a Laureana perché, come avevo accennato, abbiamo un centro enogastronomico a Laureana. In previsione ce n'è uno ad Altomonte e in Sicilia ho 3 corsi nell'arco di aprile-maggio di conservazione, Catania, Gela e Siracusa. Abbiamo un altro corso vicino Benevento al Castello di Limatola di conservazione e un altro ce l'abbiamo a Castel Volturno, sempre di conservazione, di prodotti tipici del Castel Volturno. Qual è la chiave di successo per uno chef in cucina? Essere innamorato dal lavoro che fa, solo questo, innamorato dal lavoro che fa, perché sono grossissimi sacrifici. Gli chef, pochi lo sanno,
lavorano dalla mattina alla sera. Il mio detto è stato quello ai ragazzi, che ne ho avuti tantissimi in quasi 40 anni di istruttore alle scuole alberghiere: quando gli altri lavorano, quando gli altri si divertono, voi dovete lavorare. E bisogna essere innamorati di quello, perché fa sacrificio lui, ma fa sacrificio la famiglia. La famiglia lo deve condividere in questo settore. E la cucina direi anche che è un gesto d'amore, perché si cucina per gli altri. Certo, si cucina per gli altri devono apprezzare, e se non è fatta con amore c'è qualcosa che non va, il sapore è diverso. Allora, ringraziamo il presidente dell'Associazione Professionale Cuochi Calabresi, e alla prossima allora. Speriamo presto, grazie a voi di essere venuti e speriamo di rivederci presto, grazie. Siamo con lo chef Rocco Ianni nella giornata dedicata al pesce azzurro dei nostri mari. Cosa stiamo preparando di buono, chef? In questo momento stiamo friggendo dell'ala lunga tagliata a bastoncini in una pastella fatta un po' particolare come pastella, perché è fatta con la semola e diluita con la birra, e abbiamo questo risultato. E mi pare che le signore qui stiano apprezzando tutte. È vero che il pesce dei nostri mari un pochino si sta accantonando? Ma qualche anno fa, da un anno a sta parte, che già stiamo incominciando a venire fuori con il pesce povero, con tutte queste ricette nuove, e grazie a queste ricette stiamo andando bene, sta rifiorendo di nuovo questo pesce. Ora, la prossima ricetta quale sarà? Allora, la prossima ricetta volevamo fare un primo, perché abbiamo preparato prima degli antipasti, qualche assaggino pure di secondo, adesso volevamo fare qualche primo. Avevo in mente di fare dei maccheroncini con spatola, pomodorini e zafferano. Fra qualche minuto adesso prepariamo. Io sto vedendo una bella pastella qua, qual è il segreto per una pastella di successo? Allora, il segreto di tutto è il tempo, sapere aspettare, avere un pochettino di pazienza, ed abbiamo questi risultati, perché non c'è niente di segreti, cose, niente, questo. È la passione per la cucina. La passione per la cucina, sì. Ok, ora andiamo a conoscere le sue allieve. Signora, come sta proseguendo la giornata? Molto bene, alla grande. Devo fare i complimenti allo chef, perché è veramente preparato e ci sta dando delle soddisfazioni, anche perché ci dà dei segreti che di solito gli chef, no, non trapelano, lasciano molto a desiderare, mentre lui è molto generoso anche nell'esporre le ricette. Qual è il piatto che l'ha colpita di più finora? E indubbiamente la pastella che avvolge questo pesce, molto delicato, la spatola. Anche esteticamente si presenta bene e la cottura è perfetta. Questi sono segreti veramente che richiedono molta bravura. Lei è una consumatrice di pesce azzurro? Oppure? Sì, il pesce azzurro dei nostri mari, indubbiamente sì. Lanciamo un messaggio importante, che va consumato anche perché è povero ma fa benissimo. Allora, povero, io lo trovo ricco, perché è ricco di qualità, è ricco di vitamine, è ricco... C'ha le qualità che servono al nostro corpo, c'ha dei grassi importanti che non dobbiamo mai usare, per esempio il burro, non lo so, mentre l'olio e il pesce azzurro è la salute del nostro corpo. È la prima volta che partecipa a un corso di cucina? È la prima volta. È contenta? Molto, soddisfattissima. Quale sarà il primo piatto che farà a casa? Il primo piatto che farò indubbiamente sarà appunto il pesce in questa pastella, che trovo veramente... Ha avuto un grande successo. Grazie, signora. Senza dubbio sì. Signora, che piatti avete preparato finora? Allora, abbiamo preparato un crostino di sarde con verdura, che erano eccezionali, tagliando le verdure a julienne, poi mettendo dei pomodorini e cucinandoli assieme, e le sarde sopra, presentate con un crostino di pane eccezionali. Stiamo vedendo che è importante pure, oltre che la preparazione, la vista di un piatto, e noi cerchiamo di fare tutto, di acquisire queste tecniche, sì. Ho visto che ha preso anche molti appunti. Sì, prende appunti, perché poi
per non dimenticare, per non dimenticare e per prepararle a casa, perché ho una famiglia che è molto buon gustaia, per cui preferisco fargli assaggiare queste cose. Cosa preparerà a casa? Allora, le frittelle senz'altro, perché sono un metodo nuovo per preparare la pastella, che è eccezionale, abbiamo visto che si presentano bene e sono buonissime pure. Poi prepareremo pure la spatola, in carpaccio, anzi non la spatola, era alla longa in carpaccio, che è venuta buonissima pure, e poi le alici con l'orzo perlato. Ha rivalutato qualche pesce, quindi qualche piatto che prima magari trascurava? Le sarde effettivamente è un pesce che si presta bene pure in cucina, che prima non compravo spesso. Come mai sei iscritta a questo corso di cucina? Per passione? Sì, mi piace approfondire. Io sono una madre di famiglia che lavora pure e mi piace approfondire la cucina. Una sorpresa in questa bellissima cucina piena di donne, una piccola aspirante chef. Chiara, ciao, come mai sei qui? Perché mi piace cucinare e voglio imparare di più. Quanti anni hai? 13. E sicuramente questa passione te l'ha trasmessa tua mamma? Sì. È una brava cuoca? Sì. Cosa prepara di buono? Tante cose. E il tuo piatto preferito? Le lasagne. Cosa stai imparando qua? Cos'è che ti ha colpito? Molto la pasta per le frittelle. È una cosa buonissima che hai assaggiato, non avevi mai mangiato? E il riso, l'orzo perlato. Con le sarde, mi sembra. Sì. Brava. E cosa ti cimenterai a cucinare a casa? Sicuramente l'orzo perlato con le sarde. Tu sicuramente guardi anche in TV le ricette, Benedetta Parodi, La prova del cuoco. E cucini a casa anche i dolci, ti piace? Sì, molto. Brava. Buona continuazione. Grazie a voi. Nelle ricette che io faccio c'è sempre l'aglio, però intero è messo da parte. Quindi sentite sempre il sapore, però il... A malapena riesco a mandar giù i
pesce e ti ricordi che appetito insieme a te, a the dry. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. Ma pecorino o parmigiano? Allora, io metto il parmigiano. Diciamo che qua abbiamo appunto di mano il pecorino che va bene pure con il pesce. Lola, ho fatto le pazzie per te. Ricordi che notti di follie agli droi, spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè. Siamo con la prima del corso, la signora Nunzia, come sta proseguendo questa giornata? Guarda, alla grande, veramente, con tanta soddisfazione, tanta preparazione di Rocco e ci entusiasma tanto, cioè delle piccole ricette, tanti segreti che le vai a scoprire a mano che li prepara. Poi io veramente ho sempre avuto una passione da piccola per la cucina e mi sono iscritta con tanta voglia di imparare qualcosa di più. L'ho vista prima accanto allo chef, rubava con gli occhi. Comunque io già lavoro in aiuto cuoca e allora voglio migliorare anche per dove lavoro e dare soddisfazione. Di cosa è rimasta colpita? Guarda, sta facendo una pastella che ti posso dire che è una cosa meravigliosa, per fare delle verdure crude, per fare delle frittelle di spatola che sono molto buone. Questa è la terza giornata, se non erro. Come sono andate le altre giornate? Alla grande, guarda, alla grande proprio, con soddisfazione, sì. Ci troviamo bene, abbiamo fatto una bella amicizia, cioè ci siamo trovate delle persone che tante fasce di età e è bello, guarda, un'esperienza bellissima. Da consigliare. Da consigliare, sì, speriamo che in futuro possa essere sempre più ampia questa collina dove ci ha ospitato Franco e il professore Sgro. Cosa preparerà sicuramente a casa? A casa stasera sicuramente preparerò delle frittelle, guarda, perché mi hanno molto entusiasmato. Un successo, sì, guarda, da assaggiare. Sì. Grazie. Okay. Grazie a voi. Riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Siamo con Franco Matina, il proprietario del ristorante Pizzeria La Collina a Palmi, che ospita il corso a lezione con lo chef. Come mai questa iniziativa? Guarda, questa iniziativa è già nata quasi un annetto fa col professore Sgro, il presidente dei cuochi calabrese. Parlando sempre, dice dobbiamo fare qualcosina per queste casalinghe che sempre chiamano, vogliono sapere la tecnica del cucinare. Allora, parlando del più e del meno, mentre si prendeva un caffè, dice allora partiamo. Allora io sono disposto ad aprire il mio locale alle casalinghe e a fare questo corso. A dire la verità non pensavamo che potesse avere questo successo e questo entusiasmo da parte delle casalinghe, parecchia partecipazione. Sì. Anche vedendo questa partecipazione ci stiamo facendo un pensierino per fare delle serate tipo delle a tema, tipo non solo del nostro territorio la cucina calabrese, ma anche ospitare qualche rassegna della cucina siciliana. Praticamente un giorno raccogliere parecchie adesioni e fare un giorno per la cucina siciliana, che ne so, un altro può essere la Campania, per far conoscere alle persone anche i territori del sud, diciamo. Una bellissima iniziativa. Lei ha questa attività nel campo della ristorazione da diversi anni. Come è cambiato, com'è cambiata la ristorazione nel tempo? Nel tempo sta andando, diciamo, a scemare. C'è la vera ristorazione, perché vuoi il tempo che non sia più disponibile, o le cose stanno andando ai fast food velocissimi, che ha mezz'ora di tempo, magari il panino o un primo veloce. Sto notando che da parecchi anni la ristorazione vera e propria sta andando a perdere.
Una di queste iniziative, per esempio, è riportare il cliente a gustare il pranzo. Ma queste iniziative credo che saranno le cose, le serate a tema, che io venerdì scorso ne ho fatto una sullo stock e ho visto parecchia adesione. Credo che se noi ristoratori riusciremo a fare delle serate a tema, dare già un prodotto, dire alle persone, sai, di qualità con queste cose del territorio, può darsi che riusciremo a fare stare 2-3 ore i clienti seduti. Va bene, grazie. Grazie a voi. Mai, eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare col pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba! La storia della cucina italiana, Gualtiero Marchese. Io sono stato a fianco con lui e quindi la base del riso è burro, anzi addirittura lui non usa mantecare con il formaggio. Bravo. Una volta mantecava con il formaggio e il burro, adesso lui prepara il burro, no, non è burro chiarificato, è un'altra cosa, no, è un burro che lo fa sciogliere e poi lo monta con il vino, è un vino ridotto e lo fa ritornare di nuovo burro e lo mette in frigo. È un panetto, quando lui gli serve che fa i risotti, adesso non lui, ma chi per lui, usa quei pezzi di burro già lavorato. Vino rosso? No, vino bianco, in poche parole mette lo scalogno. Un litro di questo vino lo fa ridurre, poi lo filtra, prende questo tipo di... Poi scioglie il burro e piano piano li unisce, li monta assieme. Raffredda, metti da parte, quando è pronto il riso, allora nulla togliendo allo chef che c'era prima, ognuno ha il suo metodo, per lui è giusto quello che fa. Io faccio così perché ho seguito sempre una scuola, una linea e vado avanti così, anche per le mie ricette. Ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No? Bovino della Gallura? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai, eh? Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Parolo delle Langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Pasty twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Angelina, I adore you. Angelina, I adore you. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Angelina, I live for you. Angelina, I live for you. Hey, oh, passione. Oh, passione. She will set my heart on fire. Fire. Ooh, that Angelina. That signorina. Is gonna listen to my song. Prima di darvi il benvenuto andava dato prima che si cominciasse a cenare. Visto che abbiamo anticipato qualche minuto, io vi do il benvenuto per la serata che speriamo che sia gradevole per tutti. Vi ringrazio di essere presenti.
oppure quelle che non ci sono per motivi particolari. Non vi trattengo molto perché alla fine abbiamo tante altre cose da dire. Grazie di essere qui. Samare, mamma me mi maritari. E come io cuttiare, mamma me fezzacciarut. Se tu dore la musica di Iruva, Iruveri sempre a strumento in mano a teni. Se c'è il capo fantasia, strumenti per gozza mea. Oh mamma, zoom, zoom, baccalà. Zuma, 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 bacala. Cella lulu, mezza mare, mamma mia, mi mare, dai. It's the musician, and look, he's got his instrument in his hand. Will you marry the musician? He will come, he will go, he will always be playing in the band. Will you marry the musician with his instrument in his hand? Oh, 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 mama. Bacala, la 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 la, oh mama, zuma zuma bacala, do 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 do, oh mama, zuma zuma bacala, oh 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 oh. Delle aziende sponsor, come li vedete lì, le aziende sponsor non hanno contribuito in denaro, ma hanno donato dei premi per voi altri, che sono stati divisi per un massimo di 15 euro, il valore effettivo per 15 euro ciascuno. Daremo la medaglia dopo e la pergamena. Quindi è un buono del granatore. Del granatore, mozzarella di cupola. Infantino Irene. Siamo con Irene, la prima premiata della serata. Ti sei divertita a questo corso di cucina? È stato bellissimo, un'esperienza fantastica che io consiglio a tutti. Spero si possa ripetere con nuovi corsi e nuove ricette da poi sperimentare. Qual è la cosa che ti ha colpito di più? Beh, diciamo forse la versatilità dei nostri prodotti, quelli che abbiamo, come si possono comunque variare nelle ricette. È stato interessante. E la lezione che ti è, diciamo, ti è interessata, quella dei dolci, del pesce azzurro, o un pochino tutte? No, tutte. Nessuna in particolare, tutte bellissime. Grazie Irene, alla prossima. Grazie. Per due persone, alla signora Palamara Maria. Ristorante La Collina, un attimo vediamo a chi viene abbinata. Abbinato. Catananzi, brava. There's one thing I'd like to know, why in the world did my sweet little chick leave home? Done through that coop and gone. Oh, she's left me all alone. Man, I wish I knew why she left me there so lonely and blue. Chicken on crazy crow. I ain't gonna be no more. Hanging around for my sweet little chick to come home. Well, it's an actual fact. She left me holding the sack. I'll stay on the track till my chick. Cannizzaro.
Martina ritira, l'avvocato Cannizzà. Azienda agricola Villa Nunzio, Pontevecchio. Fiorino Maria Stella. Olearia Bivone. Olearia Bivone. Scarcella Santa Francesca. She done flew that coop and gone. Oh, she left me all alone. Oh man, I wish I knew why she left me there so lonely and blue. Chickabob, chickabob, crane and crow, I ain't going to the well no more. Hanging around for my sweet little chick to come home. It's an actual fact you left me home. Pizza al taglio, panificio Barbera. Hanging around for my sweet little chick to come home. Leonardis Francesca. Giving up, I'm going back to living it up. Tried so hard to mend my bad old ways. Giving up today. Now I know that ain't. Olearia Carbone. I'm so glad I've seen the light. I'm giving up today. Giving up, giving up today. Wake every morning with Vitetta Francesca. Drinking smoke till I get sick. He's sick. Oh, that's very strange. I ain't gonna change. Give it up. Cause I'm giving up. He's giving up. I'm getting back. He's living it up. Oh, let's hear everybody say. Let's hear them say. Signora Maria, ha già pronta la cornice dove mettere la testa? In cucina c'è un posticino lì nella parete di fronte e guai a chi mi contesta le ricette. Bravissima, perché noi l'abbiamo seguita e lei è stata sempre molto vicina agli chef, sempre pronta. Sempre seguiti, sì. Ho cercato di capire tutti i loro segreti, le tecniche, sì. Molto bello. Tra tutti i segreti che magari sono sfuggiti agli chef, quali sono quelli che l'hanno colpita di più? Dunque, l'ultima lezione, pensavo veramente, l'ultima lezione dei dolci, mi è piaciuta tantissimo perché pensavo che fossero delle ricette così, invece si sono rivelate molto molto belle. Io ho fatto ieri la pastiera come mi ha insegnato il pasticcere ed è venuta ottima, sì, un successo. Ne ho dovute fare altre anche oggi per portarle in ufficio pure. Sì, sono venute proprio buone le pastiere. Poi ho sentito anche parlare bene di una cheesecake con la ricotta. La cheesecake con la ricotta, sì, ed è molto semplice da fare. Io non mi ero mai accostata a questo tipo di dolce, però è semplicissimo come ce l'ha portata, come ce l'ha proposta il pasticcere Caridi. È semplicissima da fare, la può fare chiunque proprio. Sono sicura che ha ricevuto i complimenti a casa dai suoi figli, suo marito? Sì. Un giorno mi hanno detto, sembra di essere al ristorante. Wow. Io ho detto, adesso pagate tutti quanti allora. Grazie alla signora Maria. Prego. Siamo ora con la signora Annunziata. Com'è andato il corso? Tutto bene, alla grande. Sono stata molto soddisfatta e contenta, guarda. Un'esperienza bellissima. Ogni lezione sicuramente le ha lasciato qualcosa.
Sì, sì, qualcosa di positivo, guarda, qualcosa che mi serviva proprio. Cosa le hanno detto a casa? Si è visto la differenza? Ha preparato qualche piatto particolare? Sì, 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 io l'ho fatto apposta perché voglio migliorare per la mia famiglia, per il mio lavoro, un po' per tutto, cioè. Voglio... Hanno apprezzato? Sì, 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 apprezzato. I miei figli, mio marito, tutti, sì. Qual è il piatto che ha preparato a casa? Le ventricelle, sì. Le ventricelle è un piatto forte, guarda, molto buono. Consiglia questa esperienza? Sì, 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 sì. Speriamo che ne facciano altri in futuro e... Parteciperà? Sì, parteciperò. Anche io parteciperò, grazie. Grazie, grazie. Panificio Barbera. Lentini Mariangela. I'm confessing that I love you. Tell me that you love me too, baby. I'm confessing that I need you. Honest I do. Oh, I need you. Zirino, Fiori e Piante. I read such strange things, but your lips deny they're true, baby. Will your answer Meduri making me blue, oh, making me blue. I'm afraid someday you'll leave me. Oh, said, can't we still be friends? Le Palme. If you go, you'll know you'll grieve me. All my life on you depends, oh babe. Donato Chiara. Oh, dreaming dreams of you in vain, little baby. I'm confessing that I love you over again. Zirino, Fiori e Piante. Zirino. Suriano, Maria. Il Granatore. Saffioti, Carmè, Caterina. Vini, Zagari. Grasso, Maria. Azienda Agricola Villa Nunzio. Tedesco Caterina. Macelleria Costantino, via Basile. Infantino Domenica. Yes, I'm confessing that I love you. Oh, tell me that you love me too. Pasticceria Fiorino. Ora devo dire una cosa sola, a chi gli è uscito, il marito non ne può mangiare di queste cose. Napoli Angela. Oh, but your lips deny they're true. Oh babe,
I'm confessing that I need you, honest I do. And I'm afraid someday you'll leave me. Panificio strappita. Said, can't we still be friends? If you go, you'll know you'll Giannino Rosalinda. On my life, on you depend. Oh, baby, am I guessing that you love me? Oh, dreaming dreams of you in vain. Oh, babe, I'm confessing that Le palme. Spoletti Luppino Rosaria. Io posso solo dire che questo è un premio particolare offerto dall'Associazione Professionale Cuochi Calabresi, nonché dei rosoli. Rosoli particolari preparati dal suo presidente. Non lo so, dal suo presidente. E sono dei prodotti particolari, ma non perché li faccio io. Chi li ha assaggiati lo può dire. E allora è un rosolio di fico d'India e una bottiglia di liquirizia. Sono due prodotti particolari delle nostre zone. Ora vediamo chi è stato il fortunato o la fortunata. When you push in the hall, stay away from the wall. No! Prego il dottore tedesco per la nipote Daniela Scanzo. Le palme. Gentile Adriana. Pasticceria Fiorino. Simone Valentina. Costantino. Josefina Dolcellina on the bell. De Franco Lina Maria. Cause mama will wake up and it is really a sin. The way you keep ringing, but you never come in. You can squeeze her all you please and that's alright. Vini Zagari. Fiorino Annunziata. Senza offesa, e se li vedrete qua stasera ne manca uno per motivi di lavoro, che è il ristorante, lo sapete. Sono qui per la pura e semplice amicizia e io li devo ringraziare, perché con un pezzo di carta non si può pagare il lavoro che hanno fatto e nell'amicizia che io e loro hanno per me. Un applauso se lo meritano. Allora, solo per lettera alfabetica, non per motivi particolari, no, chiamo il collega e amico Enzo Cannata. Cut a seal back on me. Be a boy,
Il collega e amico, non mi voglio ripetere ancora, collega e amico Paolo Carini. Maestro pasticcere Paolo Cariri, com'è andata la lezione sull'arte pasticcera? È abbastanza bene, tante donne agguerrite con tanta voglia di imparare, con tanta voglia di apprendere ancora di più già tutto quello che sanno e che fanno a casa e si cimentano bene. Su cosa erano rapite totalmente? Ma un po' sulla manualità, sulle tecniche di lavorazione, un po' sulle ricette, i vari ingredienti, magari la differenza di ingredienti di primo ordine e magari a secondo ordine, quindi un po' a carattere generale tutto. So che ha avuto grande successo la pastiera, per esempio. Sì, la pastiera comunque è un dolce che è un dolce napoletano, noi l'abbiamo reso nostro già da parecchi anni, anche perché abbiamo messo all'interno i canditi di arancio che comunque sono della nostra zona e ne abbiamo reso un profumo tutto nostro, rendendola veramente in modo eccellente. Mi hanno parlato ancora meglio della cheesecake, ma non con la Philadelphia, con la ricotta. Sì, è una cheesecake rivisitata, fatta in casa, diciamo molto molto semplice, con della ricotta, con della panna aggiunta dentro, con una doppia cottura, quindi la frolla già al 50% cotta prima, quindi alcuni piccoli, chiamiamoli segreti, che poi non sono segreti, accorgimenti più che altro, che comunque rendono un dolce simpatico, svelto, semplice, però molto molto gustoso. Qual è l'evoluzione dell'arte pasticcera? Ma diciamo che l'evoluzione oggi quasi va in controtendenza. Oggi abbiamo tanta tecnologia, abbiamo veramente il plus ultra delle novità, però si sta tornando ai gusti di una volta, ai gusti semplici, quasi poveri possiamo dire, ma eccellenza. E ci stiamo basando tantissimo poi sulle specialità tipiche regionali, quindi riscoprendo i veri gusti. Io quello che dico sempre, pure nei concorsi nazionali e internazionali, specialmente i ragazzi vanno sempre alla ricerca di gusti nuovi, magari gusti esotici, gusti strani, mentre abbiamo delle eccellenze tipo mandorla, pistacchio, nocciola, bergamotto, tutte queste profumazioni, quindi abbiamo già in casa tutto quello che ci serve, non ci serve andare fuori per trovare o per diventare veramente bravi e capaci a presentare un buon dolce. Grazie maestro. Grazie a lei. Per ultimo vi prego la massima attenzione, perché non solo devo ringraziare personalmente a nome dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani e mia personale tutta la famiglia del ristorante La Collina. Grazie Enzo, sì grazie, è l'unica volta che mi è uscito questo disco, lo sai tu, ne sai qualcosa, fa parte della... Allora, riprendendo il discorso che avevo terminato prima, per ringraziare la famiglia del ristorante La Collina, vorremmo premiarla solo col solito pezzo di carta, ma vorrei la signora Mimma qua, non il marito, perché lei... Ma voi ci state le dentro, lui mi avete detto che passeggia sempre di qua e di là, in cucina non entra mai, siccome fa parte della cucina. Ecco, vabbè. Comunque grazie mille. No, ci manca. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il maestro Enzo Cannatà di Cittanova, che è stato protagonista delle prime due lezioni.
la cucina tipica del nostro territorio è interpretare lo stocco. Cioè, perché proprio interpretare lo stocco? Interpretare lo stocco proprio in tutti i sensi, perché oggi si sta riscoprendo questo prodotto. Tempo fa era un prodotto che le massaie principalmente lo detestavano, perché all'interno delle proprie mura, quando si preparava lo stocco, c'era qualche odore, qualche cosa di non gradito. E qualche tecnica anche di cottura e di presentazione. E ho visto che anche qui le persone che hanno partecipato al corso l'hanno molto gradito. È stato proprio uno stimolo a far sì che valorizzino innanzitutto un prodotto che ha delle proprietà nutritive eccellenti, e poi anche un prodotto di territorio, un prodotto che ci appartiene come identità, che ci appartiene come cultura. È un prodotto che si differenzia in tanti modi. È voluta questa, stata scelta questa l'azione da parte mia proprio per fargli vedere che l'identità dello stocco non si ferma soltanto alle patate o al pomodoro. L'abbiamo fatto in tanti modi proprio per rispecchiare come il prodotto stesso si diffonde con il territorio di stagione, con i prodotti che riguarda un po' anche la verdura, che riguarda il pomodoro fresco e tante altre cose. Lei è uno chef di Cittanova e ricordiamo che Cittanova, nella piana, ma non soltanto, ma nella piana di Gioia Tauro, è proprio la città dello stocco. Diciamo che non soltanto nella piana, ci diffondiamo dappertutto. Sì, ha questa nomea Cittanova proprio in fatto che l'acqua, la storia di Cittanova, che è stata una, la prima, possiamo definire, il primo paese sul territorio della provincia, anzi della regione, che ha introdotto il pesce stocco. Questo in funzione alla qualità dell'acqua che abbiamo in quel paese, che è un'acqua che sulla base oligominerale, dove l'ammollatura permette che la fibra dello stocco si ammorbidisce talmente tanto dandogli questa particolarità di differenza rispetto agli altri stocco, che è uno stocco che rimane bello alto. E questo, proprio questa nomea è già da parecchi anni, si parla già una prima presenza di pesce stocco già ai primi del 1700. Ricordiamo che Cittanova è anche una sagra molto famosa appunto dello stocco, che ogni anno richiama molti visitatori. Sì, è vero, questa è una sagra che io collaboro anche con l'azienda di Stocco e Stocco, così anche con la proprietà del signor D'Agostino. Posso dire che collaboro anche con loro. E questa è proprio una novità ultima, dove c'è stata fatta una richiesta per andare in Australia a insegnare con la cultura e con lo stocco, a fargli capire come noi lo facciamo qui in Italia, ma c'è anche già una prima richiesta che arriva dall'Argentina, proprio con questa commercializzazione che sta cominciando a prendere i canali fuori dall'Italia. Un'ultima domanda: molte delle nostre intervistate ci hanno detto che loro magari a casa neanche lo mangerebbero lo stocco, però venute qui alla lezione preparato da lei lo hanno rivalutato. È una questione di saperlo cucinare o saper superare lo scoglio di questo prodotto, che magari non viene molto calcolato? È proprio come gli dicevo prima, è proprio superare quello scoglio, quell'impatto che si aveva nel tempo. Una volta all'interno delle case preparavano lo stocco in maniera impropria, dove non risaltavano realmente la qualità dello stocco. Oggi posso dire anche che con nuove tecniche l'azienda Stocco e Stocco è migliorata tantissimo, è migliorata a farsi imporsi sul mercato nella scelta della materia prima, perché loro già, per mia conoscenza, so che loro già sul mercato della scelta, dove acquistano il prodotto, riescono a munirsi, a acquistare la materia prima di alto livello. E poi giustamente, quando già si viene su questo territorio, quando arriviamo qui, il prodotto ha questa buona ammollatura, e poi basta poco per fargli capire che già si cambia, e allora gli dai un risalto maggiore al prodotto, che è un'eccellenza. Per le nostre telespettatrici di Piana TV, un segreto: come preparare al meglio lo stocco, come mangiarlo?
Guardi, posso dire che questa per me è la ricetta che nella più semplicità possibile, come la preparo io, è la più gettonata. Io parecchi ospiti che vengono a casa, quella che diciamo sostanzialmente la prepariamo di più. Mi viene anche molto semplice spiegarla. Proprio perché, come dicevo, lo stocco si proietta in tante formule. Per esempio, dico quella come la sto preparando in questo periodo, con i carciofi. Basta fare un soffritto di carciofi e mettergli dentro dei pezzettini di stocco e già si è ottenuta una variante rispetto a una classica, con delle verdurine. Io le posso consigliare un'altra cosa molto buona nel periodo dei fiori di zucca. Basta preparare del pesce stocco, diciamo, che viene diciamo cotto al vapore, frullato, aggiunto poi dei piaceri, se vuole mettere il prezzemolo, aggiungere dell'origano a secondo il gusto della persona, riempire il fiore di zucca, passarlo in pastella e friggerlo. È una bontà e una delicatezza unica. Però quello che ripeto, tornando sul discorso di prima, il pezzo forte in assoluto è la pasta che preparo io con lo stocco, che devono seguire questi semplici consigli. Allora, aglio, olio e peperoncino, la stessa identica ricetta dell'aglio, olio e peperoncino classico. Si fa il soffritto normale, si mette dentro il battuto, diciamo, i dadi diciamo, del filetto dello stocco, si mettono all'interno, si spuma con del vino bianco e alla fine, proprio alla fine, si aggiunge il pomodorino, si salta la pasta e poi i signori diranno più o meno la bontà del prodotto come sarà. Grazie allora al maestro Enzo Canatà, grazie veramente di cuore, alla prossima. Alla prossima, grazie, arrivederci, salve.